Il mattone tiene. Nonostante la mancata crescita del paese e l'emergenza Covid, gli italiani trovano sempre più sicurezze nell'abitazione. Il rapporto FIAIP 2019, pre-Covid, ci dice che le compravendite del settore residenziale sono aumentate del 4%, a conferma che la casa resta il nostro bene rifugio. Con l'era post-Covid, secondo noi questa sensibilità e questa percezione concreta da parte della comunità dei cittadini nel vedere la casa sempre più come un bene rifugio, con un approdo sicuro, deve essere la leva per far ripartire il mercato immobiliare, ma anche e soprattutto l'economia e quindi il sistema paese. Certamente in questa situazione il settore turistico è quello più colpito. Il comparto del turistico è quello che è stato più penalizzato da questa crisi ed era quello che in una qualche maniera aveva fatto da traino alla ripresa del mercato. Credo che sul settore turistico gli affitti turistici possano essere coloro che subiranno meno rispetto, diciamo, al settore turistico in generale, cioè nel senso che è un settore fortemente colpito, ma se ci sarà la riapertura credo che questo avvenga. Dall'ultimo report svolto da Enea in collaborazione con gli istituti di settore e FIAIP è emerso un aumento delle ristrutturazioni con standard energetici elevati e ben l'80% delle transazioni immobiliari ha riguardato case con classi energetiche elevate. L'efficienza energetica sembra essere diventata uno dei driver del mercato immobiliare, cioè un valore che il mercato immobiliare inizia a riconoscere. E questo se evidentemente, come dire, sul totale delle transazioni immobiliari il peso degli immobili poco efficienti è ancora molto alto, abbiamo visto circa il 70%, però in alcuni segmenti, in particolare gli immobili di pregio, gli immobili nuovi e, dato molto importante, gli immobili ristrutturati, abbiamo visto che la percentuale di ristrutturazioni appunto green, che tendono anche conto del fattore efficienza energetica, è aumentato notevolmente. Ma cosa succederà alla fine di questa crisi? Analizzando il momento con un'ottica ottimistica, nei prossimi mesi potremmo avere un aumento delle compravendite e anche dell'efficientamento energetico delle case. Uno dei fattori che potranno emergere dal post-Covid è quello di una nuova luce in cui tutti noi vediamo la nostra casa e quindi un maggiore propensione ad investire e a migliorare anche dal punto di vista dell'efficienza energetica l'immobile, dando quindi creando valore all'immobile stesso. Chi poteva comprare e vendere prima probabilmente lo potrà fare anche oggi, nel senso che se prima aveva la liquidità, le condizioni per poterlo fare, se c'è quel sostentamento del credito di cui si parlava poc'anzi, quell'iniezione di liquidità che lo Stato dovrà assolutamente garantire, io credo che il settore immobiliare potrà veramente essere quella leva principale e fondamentale. Sarà quando e come ritorneremo alla normalità, quando e come ripartiremo, auspichiamo il più presto possibile e nelle condizioni soprattutto sanitarie migliori.